Benvenuti, ben ritrovati. Appuntamento del venerdì sera con Seconda Repubblica. Lo vedete, ho tre ospiti che riguardano la vita amministrativa e politica del Comune di Irice, in particolare alla mia destra, quindi alla vostra sinistra, l'assessore alle finanze, Gian Rosario Buonasera. Simonte, ben ritrovato assessore, e poi invece alla mia sinistra, quindi alla vostra destra, due consiglieri della minoranza, quindi dell'opposizione, cioè il consigliere Giuseppe Vassallo, Buonasera a fresco tutti. fresco di ingresso nel movimento del presidente Musumeci, diventerà bellissimo. Poi gli facciamo dire qualcosa, e invece l'esponente del movimento Nati Liberi, anche lui consigliere comunale ad Erice, Alessandro Manuguerra, ben ritrovati ad entrambi. Beh, parliamo di Erice, quindi io direi subito, ce ne sono tante cose su cui soffermarsi in questi tre quarti d'ora circa di trasmissione, dobbiamo condensare, quindi qualche cosa ovviamente la lasceremo da parte per qualche altro incontro. Partirei certamente da, come ho fatto ultimamente, ma ancora la questione va analizzata in maniera approfondita, partirei certamente dalla rinascita, che speriamo avvenga nei tempi più brevi possibili, del campo Falcone e Borsellino, l'ex Campo Bianco, che tutti sanno. Non faccio la domanda all'assessore Simonte, poi lo faccio intervenire dopo, quindi parto dai due consiglieri comunali. In particolare parto proprio da Alessandro Manoguerra. Alessandro, tu sei giovane, hai vissuto, dato insomma il quartiere San Giuliano lo conosci abbastanza bene, hai vissuto proprio tutta la trafila, diciamo così, del Campo Bianco da qualche anno, Campo Falcone e Borsellino. Adesso pare che siamo pronti, insomma i finanziamenti ci sono, a breve inizieranno, verranno affidati i lavori, però siamo pronti a questa rinascita, come la vedi? Ma intanto se si parla di una rinascita siamo, penso tutti, non solo i consiglieri di maggioranza, ma anche i consiglieri di opposizione, orgogliosi di questa rinascita, intanto riguardante i cittadini, il territorio e anche il turismo che andrà sicuramente a migliorare. Se il Campo Falcone Borsellino diventa la nuova città dello sport, che coinvolgerà anche i comuni limitrofi, Trapani, Erice, Valderice, con campi da calcio, campi da tennis, questo porterà anche a nuovi posti di lavoro, sarà sicuramente una cosa importante per il territorio. Sicuramente noi abbiamo avuto delle perplessità che ci sono sorte al momento della votazione, anche perché intanto per il modo in cui sono arrivate queste nuove proposte, addirittura con delle variazioni al piano regolatore, al PRG, e abbiamo avuto una fretta incredibile ad andare a votare perché si doveva votare entro fine anno. Delle perplessità anche perché c'era un progetto che andava sempre sul piano triennale, che non parlava di manutenzione straordinaria, ma parlava di edificazione. Perciò c'erano un paio di cose che non andavano. Però di certo, come dice lei, perché bisogna pensare al territorio e a questo, se questo Campo Bianco, col Falcone Borsellino, porterà giovani, grandi persone ad avvicinarsi allo sport, alla vita sociale, tutto questo, tutto quel che comprende il territorio vicino, noi saremo contenti che se l'amministrazione almeno questa volta abbia fatto una cosa giusta per il territorio. Questo Giuseppe Vassallo, in merito. Come si dice, io no, la considera, ne ha facoltà. grazie direttore. Beh, le parole che ha già speso il collega Manuguerra hanno il loro significato e ovviamente è chiaro che è sotto gli occhi di tutti che non possiamo che essere d'accordo. Finalmente questa donna partorirà, ecco, questo bambino. Sono tanti anni che aspettiamo, anche i cittadini, e spero che le cose vadano nel segno e nella tempistica che questa amministrazione ci ha detto, perché è chiaro che come non si fa a non essere d'accordo su un'opera così importante. Però veda, direttore, io sono d'accordo per queste grandi opere che danno sicuramente un segnale importante allo sviluppo del territorio, però a me piacerebbe, come ho già detto in diverse sedute di consiglio comunale e anche in altre sedi, che questa amministrazione si occupasse maggiormente dell'ordinaria amministrazione. Quando parlo di Sì, infatti ordinaria il consigliere Vassallo è uno di amministrazione. quelli che proprio si sofferma, arrivano diverse interrogazioni e segnalazioni di Vassallo. È la strada, è l'illuminazione, c'è la buca qua, e c'è questo palo che ha messo. È uno di quelli che proprio guarda alle piccole Ma inefficienze che direttore, però diventano poi sì, guardo sostanziali. alle piccole inefficienze che in realtà non sono delle piccole inefficienze, non le guardo perché le vedo vivendo il Sì, territorio, ma mi non era sono una critica. segnalate ovviamente da diversi cittadini che mi tempestano, con piacere voglio dire, scusi il termine, con messaggi e
e telefonate affinché queste piccole inefficienze diventino efficienze, perché io penso che il biglietto di presentazione di una città sia strade pulite, la manutenzione dell'asfalto, del bitume della strada, le lampade che funzionino, l'acqua che arriva un po' dappertutto. Dopodiché, secondo me, si può pensare alle grandi opere e quindi sviluppare il territorio. Veda, io noto in questa amministrazione novella una mancanza di pianificazione di sviluppo politico-amministrativo del territorio. Cioè vedo tanti grandi progetti che vengono magari esitati con il tempo e poi non per esempio qui abbiamo l'assessore Simonte, dal quale siamo legati, che ha sorriso anche alla definizione di amministrazione novella. Sì. No, perché volevo dire novella bella. No, novella bella, no, la battuta. Già Rosario, noi siamo legati, siamo stati consiglieri insieme in commissione, quindi ci conosciamo. Il ragionamento serio è un altro, il tema è un altro. Il tema è sviluppiamo, cerchiamo di curare l'ordinaria amministrazione e contestualmente pensiamo anche alla straordinaria amministrazione, perché io non voglio essere ripetitivo e mi secca, abbiamo un fenomeno del randagismo, ne abbiamo parlato prima, che è diffuso sul territorio, addirittura mi hanno riferito che il centro vaccinale presso la Cittadella della Salute è stato chiuso perché c'è una sorta di assedio, non so se voi mi potete dare risposta in questo senso, di cani. Mi hanno riferito che un branco di cani fra la via Europa e la via Rometta ha aggredito una donna con una bimba che si è rifugiata insomma in un luogo, insomma è riuscita a scampare al peggio. Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 54 del testo unico degli enti locali il sindaco è anche ufficiale di governo oltre all'autorità sanitaria locale ed ha una responsabilità civile, penale e amministrativa. Comprendo bene perché non è semplice, il comune spende tanti soldi, cioè bisogna anche essere onesti intellettualmente e dire le cose come stanno. Noi sappiamo qual è la normativa in sintesi dice che se i cani sono morsicatori li devi prendere e portare a Crotone, altrimenti li devi rimettere sterilizzandoli nel territorio. Ma qualcosa va fatta, noi non possiamo pensare che un turista arriva nella nostra cittadina e ha paura di camminare per le strade perché sostanzialmente c'è qualche ratto che scodinzola di qua e di là, ne ho visto uno recentemente davanti alla porta della commissione con altri colleghi di maggioranza nei giorni scorsi, davanti alla porta della commissione, l'accesso voglio dire, non nei locali, e la paura di essere aggredito dai cani. Io amo i cani, io sono per carità di Dio, cioè sono a volte anche migliori dell'uomo, però c'è bisogno di una disciplina in questo senso. Per non parlare, mi permetto di precisare, io specialmente, questo poi la dico come nota polemica, ma risponderà certamente l'assessore Simonte, per una città che si pregia di essere una città dedicata al bike sharing, alle piste ciclabili, ci sono i branchi di cani. Volevo aggiungere una cosa su questa cosa, Peppe, penso che abbia detto, il collega Vassallo abbia citato dei argomenti veramente importanti. E io penso anche alle frazioni, a Ballata, a Pizzolungo e a Napoli, l'assessore Simonte sa, io ho fatto recentemente un'interrogazione riguardante la frazione di Ballata nello specifico, che specialmente la zona di Finocchio Carnevale è desta in condizioni pessime. Quando piove il fango è completamente nelle strade, alcune persone neanche possono entrare a casa, a Pizzolungo la stessa cosa, a Napoli diciamo che si va un po' meglio, ma ci sono anche lì gli stessi problemi di sporcizia, di strade completamente all'abbandono totale, buche dappertutto, topi, come dice il consigliere Vassallo, dappertutto, in qualunque parte del territorio. Scusami, San Giuliano, che in campagna elettorale viene vista sempre come la nuova Manhattan, la nuova Parigi deve diventare, non lo è un quartiere ghetto, ha dei problemi seri in tutti i sensi. La differenziata, ecco, io ho parlato l'altra volta. Non saltiamo però di palla in frasca, andiamo per gradi. No, finiamo questo argomento. Volevo spendere una cosa. Perché poi mettiamo troppo carne sul fuoco. E poi l'assessore deve rispondere. Questo è vero. Mi sto occupando recentemente della frazione di Ballata e a breve presenterò un dossier dettagliato con fotografie e segnalazioni e lo presenterò all'amministrazione, all'ex provincia, alla Procura della Repubblica per le conseguenze, per conoscenza, per gli adempimenti del caso, e alla Prefettura, perché sostanzialmente ho fatto un personale sopralluogo con alcuni cittadini, ho perso 4-5 ore della mia vita un sabato mattina e siamo andati a vedere lo stato di dissesso del manto stradale.
Va detto che a Ballata ci sono strade che non sono di competenza comunale, quale la via Canalotti, eccetera. C'è un ponte, adesso non ricordo, con indicazione Baglio Rizzo, che si trova in uno stato di dissesto, addirittura manca il lato destro del guardrail, pericolosissimo. Ci sono delle situazioni che io realmente non conoscevo e me ne scuso con gli abitanti di Ballata perché andavano conosciute queste situazioni. L'ultima dico, l'assessore Simonte, se non ricordo male, è in rapporti con le frazioni, giusto? Sì. Ecco, al di là delle competenze in materia di strade, eccetera, Ballata è abbandonata. Ballata andrebbe, è un borgo bellissimo, andrebbe, se mi permette il termine borgo, andrebbe ripopolata Ballata. Cioè ci sarebbe di bisogno che questa amministrazione adotti una politica finalizzata al ripopolamento di Ballata, perché è un territorio stupendo. Ballata, beh, sono rimasto affascinato, ci vuole pure, invece, ci vuole pure il ripopolamento di Erice. Erice capoluogo. Si fanno solo sagre. No, siccome si parlava di Ballata, io parlo di Ballata. Vabbè. Per non dire Erice allora, capoluogo. Vi stoppo, così diamo un po' lo spazio per rispondere all'assessore Simonte. Che lo sapete, ci quadrano dall'alto alla telecamera mobile. Ecco, la telecamera di cui parlava era questa. Sì, essendo l'assessore proprio principalmente alle finanze, al patrimonio, come dice, chi meglio di lui può sapere qual è lo status quo, cioè se ci sono i soldi, perché la sindaca più volte è venuta, ma anche lui stesso l'ha detto, è vero, noi tra virgolette pecchiamo, come dice, negli interventi di ordinaria manutenzione, però non abbiamo grandi soldi e soprattutto se sappiamo che stanno arrivando dei finanziamenti per rifare determinate strade, è inutile che andiamo a spendere, diceva la sindaca, tot migliaia di euro adesso, quando poi ci arrivano i grandi fondi e possiamo dare spazio a tutte le esigenze del territorio. È vero, assessore Simonte, questo qua. Via del Pegno e via Quartana? Ora ci arriviamo. Abbiamo votato con senso di responsabilità il piano strade. E altre strade, non solo via del Pegno. No, perché lo facciamo rispondere. Sono tantissime strade. Lo facciamo rispondere. Sì. San Giuliano. Allora, direttore, spero di avere un po' di tempo perché tutta una serie di, diciamo, di question time legate a sorta di interrogazioni dei consiglieri. Insomma, più da 20 minuti che ascolto. Quindi, non posso. 20 minuti. Questa è arte antica. Facendo la battuta. Partiamo dal primo argomento, dalla prima domanda che è stata fatta al consigliere Manu Guerra. Sulla importante manutenzione straordinaria del Campo Bianco, ex Campo Bianco, ora Campo Sportivo Falcone e Borsellino, nonché sarà denominato Giardino dello Sport Falcone e Borsellino. Intanto bisogna sottolineare che i due consiglieri presenti si sono astenuti alla variazione di bilancio tramite la quale noi abbiamo stanziato gli avanzi di amministrazione per poter utilizzare questi fondi del comune per poter fare quest'opera. Abbiamo spiegato il perché. È giusto che i cittadini che ci ascoltano, i telespettatori sappiano che c'è una maggioranza consiliare, c'è una minoranza consiliare. Dico la verità, e questo ho fatto anche un encomio in consiglio, c'è stato un consigliere della minoranza, il consigliere Nicola Gugliaro, che ha votato favorevolmente la variazione di bilancio, perché è giusto che poi comunque sono atti pubblici e che i cittadini, elettori, non elettori sappiano effettivamente quello che svolge il Consiglio Comunale e come votano i consiglieri comunali, perché poi dire noi siamo favorevoli per lo sviluppo di San Giuliano, noi siamo favorevoli per far sì che un quartiere disagiato possa rinascere e ricrescere, è giusto sapere, i cittadini devono sapere che i due consiglieri presenti legittimamente, attenzione, non è una è nelle loro prerogative. È nelle loro prerogative, si sono astenuti, che molte volte il voto di astensione, diciamo, equivale quasi a voto contrario. Perlomeno sospensione di mezzo, non è un voto. E abbiamo favorevole. Dato anche le motivazioni. Questo perché praticamente bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, e grazie alla maggioranza consigliare fatta dal gruppo del Partito Democratico, dal gruppo Cambiamenti, questa variazione è passata e il Campo Bianco si farà, oltre grazie all'amministrazione. Questo mi pare ovvio, non grazie alla minoranza. Quindi questo bisogna sottolinearlo. E mi dispiace perché francamente, come dire, io sono una persona sempre pronta al dialogo, al confronto, e l'ho detto pure in consiglio, e mi auguro che davanti a determinati atti così importanti che fanno la storia di un territorio, che l'opposizione sia favorevole, come del resto è stato favorevole per il nuovo piano strade che noi abbiamo approvato in consiglio comunale, e questo mi ha fatto veramente immenso piacere. Però abbiamo giusto, votato? Abbiamo votato? Sì, ho votato favorevolmente. Il giardino dello sport deve essere appaltato entro il 31 dicembre, stiamo lavorando di queste ore freneticamente con gli uffici per andare in gara, perché sappiamo tutti benissimo che è una gara di 3 milioni e mezzo di euro. E il progetto che ormai è definito è un progetto veramente spettacolare,
Cioè, nei prossimi giorni io, speriamo. Come dicevo, lo facevo con una battuta alla sindaca, dico, non vedo l'ora di trasformarmi in Vespa per avere qua il Vespa Bruno Vespa, proprio, per avere proprio il plastico. Proprio stamattina il sindaco, proprio stamattina il sindaco ha firmato tutta un'altra serie di atti che sono propedeutici ad indire il bando di gara. Noi speriamo, una volta che sarà avviato il bando di gara, di poter presentare alla città, con una conferenza stampa, con il sindaco, gli assessori, gli uffici competenti, questo nuovo progetto di 3 milioni e mezzo di euro. Anche perché non sarà un fiore all'occhiello per la città di Erice, sarà e per il rione di San Giuliano, sarà un fiore all'occhiello per l'intera Sicilia occidentale, non provincia, occidentale. Perché parliamo di un impianto all'avanguardia, parliamo di un impianto di un giardino dello sport, di un parco per bambini, di un campo anfiteatro per fare delle manifestazioni, di una parte che sarà dato in mando in assegnazione, per cui, come dire, ci sarà un interesse pubblico rispetto a una parte che sarà consegnata in mano con un bando pubblico a dei privati per la gestione e anche per la manutenzione. E parliamo di una struttura che sarà aperta H24 e che darà lustro al nostro territorio e che darà la possibilità ai nostri tanti sportivi, compreso me, che utilizziamo il campo bianco, di poter continuare in una struttura fantastica e avveniristica che sarà quella che sarà diciamo fatta, spero, entro 18 mesi. Questo è il cronoprogramma, speriamo che non ci siano, come dire, ricorsi per la gara, ce l'auguriamo tutti, e poter regalare alla città un impianto di questo genere che farà la storia del nostro comune. Speriamo duri più a lungo possibile, speriamo che, vuol dire, nel bando di insegnazione ci sia qualcuno che gestirà effettivamente con parsimonia questa struttura. Questo è collegato chiaramente al rione di San Giuliano, che già ha avuto, e questo non so perché il consigliere Manoguerra ha detto che il quartiere di San Giuliano è un quartiere ghetto, è un quartiere fatto di persone per bene, di persone oneste, di persone questo che molte versano in difficoltà economica, e questo l'ufficio servizi sociali del comune non si è mai sottratto all'aiuto e all'appoggio dei cittadini in difficoltà. Ma il quartiere di San Giuliano, caro consigliere Manoguerra, negli ultimi anni l'amministrazione, prima Tranchida e poi Toscano, ha investito circa 7 milioni di euro col contratto di quartiere che stiamo ultimando in questi giorni. Vedasi Via di Pescatori, vedasi lei tutti parla, gli immobili. Lei parla del ferro di cavallo, io lo condivido pienamente. Immobili, vado a fare un giro in via Ciulo d'Alcomo, in via Carpi, vado lì, delle ACP, vado a vedere le strade, la sporcizia. Se mi fa parlare, tutti gli immobili degli ACP che sono stati consegnati al Comune e che sono stati ristrutturati grazie al contratto di quartiere. Non è vero, questa è una falsità, assessore. C'è l'827 che è in stato di degrado, in stato non di... Solo ci sono ancora... ci sono ancora lavori... Vabbè, comunque. Consigliere Vassallo, sai benissimo che ci sono ancora lavori in corso. No, non riguarda, l'827 è escluso da quel piano e non si è mai capito il perché. Io non entro nel dettaglio dei lotti perché se ne sta occupando ma se lei il mio collega, il collega Gianni però... Moro. Quindi non entro se è l'827 o l'826. Io dico che comunque il quartiere rispetto a 15 anni fa gli interventi sono stati fatti e si stanno facendo in questi giorni. Abbiamo riconsegnato una palestra, la famosa palestra di San Giuliano, alla comunità di San Giuliano, alle scuole di San Giuliano, sopralluogo insieme, alla Baden Powell, alla scuola di San Giuliano, che 15 anni fa non esisteva perché era totalmente vandalizzata e distrutta. Abbiamo consegnato la scuola Baden Powell, abbiamo consegnato la palestra della Baden Powell e abbiamo dato e stiamo dando e daremo la possibilità di utilizzare una palestra per le nostre associazioni sportive operanti nel nostro territorio. E non solo, perché ci chiedono i nostri impianti anche le scuole trapanesi, tant'è che daremo al liceo scientifico, al liceo classico la disponibilità della nostra palestra, perché il comune di Trapani, come sappiamo, è carente negli impianti sportivi, ma per fortuna, grazie all'amministrazione Tranchida, si sta muovendo qualcosa e si stanno stanziando dei fondi. Andiamo a arrivare alle frazioni, cioè voglio dire... arrivare alle frazioni, benissimo ricordava il consigliere Vassallo che molti tratti delle strade di Ballata, ma non solo, ma anche di altre frazioni, sono strade provinciali, per cui il comune non ha né competenza né fondi, e anche se avesse fondi non li potrebbe utilizzare per queste strade. Vigila su queste. Non è del tutto vero, mi metto a dire, non perché voglio smentire l'assessore, perché le trattative tra gli enti si fanno. Non stavo vuol dire, guarda, intervengo io in sostituzione, come fate per le stavo dicendo, vigila. Noi non volevamo infatti intervenire apposta. Stavo dicendo,
se mi fate parlare, vigila ed è attenta su queste problematiche, sollecita la prefettura, sollecita il libero consorzio per quanto di competenza. Se non ultimi questi giorni abbiamo avuto dei problemi sulla carreggiata di Pizzolungo all'altezza dell'Aire Electronics, dove ci sono state delle mareggiate che hanno reso impraticabile il percorso stradale, questa come tante altre, ma ovviamente non può fare altro il comune. In questo caso l'ho fatto pure io, ho sollecitato il prefetto di fare un tavolo tecnico urgente per poter intervenire, perché è chiaro che sia l'assessorato regionale ambiente e territorio sia il libero consorzio hanno competenze in merito. Non è vero, assolutamente non è vero, che le frazioni sono abbandonate, perché tutti sanno, i cittadini in questi anni ci hanno sempre premiato con le votazioni, quello è un dato, perché se alle votazioni 12 anni di amministrazione tranquilla e toscana si poteva fare qualcosa, non lo si è fatto, non diciamo cose che non sono vere. A Ballata specialmente non si è fatto niente, Ballata, non diciamo per favore eresia, consigliere Mario Guerra, grazie all'amministrazione si è fatto un'opera pubblica, sì, che era da decenni, pure le spinge si fanno a Ballata, le festicciole, tutte cose si fanno, ma le cose di ordinaria amministrazione, illuminazioni, strade sporcite e disinfestazione e altro non c'è. Posso fare una domanda? Non mi risulta che a Ballata esistano problemi di raccolta rifiuti o di spazzatura, non mi risulta a Ballata che non vengono fatte non è quest'alta percentuale che lei sta descrivendo, la raccolta di Ballata, mi dispiace che il comune non è presente, mi risulta è presente con una delegazione comunale, con un centro sociale, mi risulta che è presente con iniziative, che è presente con questo lo faremo, l'abbiamo promesso con l'ultima azione della famosa scalinata di Ballata. Ci sono cittadini che non possono neanche entrare in casa, ripopolare una frazione, che questa è storia, laddove, come dire, tutti i centri periferici vengono abbandonati dalle famiglie che si avvicinano sempre alle città, ma la Ballata è iniziata prima con Fulgatore, poi Fulgatore si è avvicinato a Trapani. Questa purtroppo sono eventi che il comune non può assolutamente bloccare, sono eventi fisiologici e dettati dalla cultura e dalla realtà odierna, per cui il comune non può fare altro che agevolare attività produttive che si possono insediare presso le frazioni, e quindi questo l'abbiamo fatto con il SUAP eccetera, mettendo in campo tutta una serie di agevolazioni, ma chiaramente sempre limitate. Vigilare sul territorio, poter garantire servizi che sono quelli del trasporto pubblico, poter garantire servizi della raccolta rifiuti, poter intervenire, l'abbiamo fatto in via sostitutiva a Finocchio Carnevale per vari smottamenti che ci sono stati di fango che si è riversato sulle strade, e con nostri fondi, e questo lo posso dire da assessore a bilancio, abbiamo stanziato decine e decine migliaia di euro in via sostitutiva anche nei confronti della provincia per la pulitura di canali, per la pulitura di strade, e vi assicuro che un comune di Erice che spende circa 500.000 euro per la manutenzione idrica, spende circa 250.000 euro per la piccola manutenzione stradale, ma poi stanzia 1.150.000 euro per rifare delle strade, e questo è giusto darne notizia, caro direttore, perché noi, i cittadini, i nostri telespettatori devono sapere che noi rifaremo la via Marconi, cosiddetto Passo Ladri, tutta, quella di nostra competenza, e il comune di Trapani farà una parte di sua competenza. Grazie all'avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione è un risultato che tiene l'amministrazione. E i cittadini lo devono anche sapere, dico. Certo, l'avanzo di amministrazione è il risultato. Faremo la via quando finisce e poi intervenire pure voi. Voi siete due e io sono uno, quindi dobbiamo obiettivamente un po'. L'avanzo di amministrazione è una disponibilità che ci dà la legge oggi, ma è un risultato che ha ottenuto l'amministrazione. Io da assessore al bilancio, in un anno e mezzo di amministrazione, e non di amministrazione, non mi sento novello, per la dire alla consigliere Vassari, un anno di amministrazione ho approvato e fatto approvare ai miei uffici, che ringrazio anche qui pubblicamente, 6 bilanci, perché abbiamo fatto rendiconto 2016, rendiconto 2017, bilancio di previsione 2017, bilancio di previsione 2018 e consolidato 2017. Noi siamo tra i migliori comuni per quanto riguarda la tempistica per i bilanci approvati, e approvare bilanci e rendiconto servono a poter spendere soldi. Se non viene fatto questo, puoi avere tutto l'avanzo di amministrazione che vuoi, non puoi assolutamente utilizzarli, non puoi fare la stabilizzazione, non puoi fare assolutamente nulla. Ah, non parliamo della stabilizzazione, o meglio, allora, ne parliamo ma tra qualche istante. Direttore, noi dobbiamo, l'assessore Simonte è stato abile nel trattare alcuni argomenti e ha dato un taglio prettamente politico. Adesso lo do io il taglio prettamente politico. È giusto che i cittadini. Quindi stai intervenendo, però come rappresentante di Diventerà Bellissimo. Faccio pure la domanda che volevo fare prima. Arriviamo a un commento. È giusto che i direttori, che i cittadini sappiano una cosa importante.
Se io chiedo in consiglio comunale di darmi del tempo per esaminare degli atti che ritengo importanti, perché quando il consigliere comunale esprime un voto lo deve fare con coscienza, libertà e in quel momento preparazione. Siccome gli atti arrivano ormai ad eri, c'è una prassi, dall'oggi al domani, così, come se dico uno di notte si potesse studiare un po' di tutto, è giusto? E io ti chiedo del tempo e tu non me lo dai, allora il voto è necessariamente di astensione. Quindi i cittadini sappiano che noi abbiamo votato non contro, ma ci siamo astenuti per questo motivo. Tra l'altro avevano i numeri per poterlo approvare, quindi comunque l'atto sarebbe passato. Poi c'è stato un consigliere in questo, scusami, secondo, avere i numeri per approvarlo è una giustificazione. Secondo. Anche un consigliere di minoranza ha votato. Scusami, tra l'altro, non è così. Secondo. Beh, però se non hai tempo di studiare le case. Ma appunto, come l'abbiamo facciamo? L'abbiamo detto. Vabbè, al di là di questo. Non mi sono mai sottratto al confronto in commissione. Non mi sono mai sottratto in commissione, in consiglio comunale. Ma non mi sono mai sottratto, è stata la mia disponibilità nel poter spiegare gli atti, nel poter confrontarmi con la minoranza. La tua maggioranza consigliare non ce l'ha data. Secondo, mi dispiace già Rosario, dire che il comune non ha il comune è quasi una sorta di resa riguardo a Ballata, che non ha la possibilità di far nulla perché è un fatto sociale, un fatto naturale, fisiologico, che i cittadini se ne vadano, dico arrendetevi. Scusatemi, cioè l'amministrazione comune deve intervenire, una soluzione per te la scrivo pure, si chiamano politiche sociali, politiche del lavoro, fai un manifesto, Ballata diventerà bellissima, dimmi qual è il progetto, ma non sfottere un movimento che no, non dico sfottere, però ti voglio dire, devi fare delle proposte, perché le proposte le facciamo, se ci date anche la possibilità per farle qui in questa sede, le posso fare qui, non è la sentita, però Se volete facciamo anche dire non fate nulla e fate spopolare una frazione che io rispetto tantissimo, tant'è che mi sono comprato casa lì vicino, quindi tocchi un tasto dove io sono abbastanza legato a questa comunità. Io semplicemente ascolto l'umore di alcuni cittadini di Ballata, i quali mi hanno riferito, ma questa amministrazione per noi che sta facendo? A parte qualche saga, questo mi hanno riferito, io gli ho chiesto mi spiegate gentilmente qual è il problema e mi hanno parlato della scuola. Mi hanno parlato della scuola, che non c'è più, una scuola bellissima, l'ho vista a fianco del centro sociale, sono andato a fare un sopralluogo al centro sociale. A proposito, il centro sociale è riaperto perché c'erano delle criticità che avevo segnalato all'amministrazione, poi non so più cosa sia successo. Ma andiamo avanti. Devono essere fatti dei lavori nel tempo, ci sono alcune infiltrazioni, ma già sono stati, dati gli incarichi, mi risulta, per poter, o almeno anticipare le spese vive per poter fare queste preparazioni. Sì, abbiamo fatto le segnalazioni del caso. E poi per quanto riguarda sono sul pezzo, ci sono allora. Io ho segnalato perché, come presidente della seconda commissione, abbiamo le segnalazioni arrivano pure a noi, non è che arrivano e li abbiamo segnalati all'amministrazione, abbiamo segnalato le criticità del centro sociale, ma anche di altri centri sociali. Vabbè. Recentemente l'ordinaria manutenzione sottovalutata, è normale che si deve fare. Io lo dovevo votare, ma ci mancherebbe altro, io sono contento che la via Argenteria ha dimenticato, c'è la via Argenteria, c'è la via Vattiata, via Santa Bernadetta, la via Guglielmo Marconi, via Santa Bernadetta, però alcune strade arterie, per esempio quali quella di via del Pegno, che si trova veramente in una situazione di disastro. L'altra volta mi ha segnalato una cittadina che ha distrutto le gomme. Picciotti miei, ma di che cosa stiamo parlando? Parliamo anche di questo. Ma una domanda e poi do la parola a una guerra. Sono due volte che Vassallo sottolinea questo. Prima l'ha fatto sull'827 San Giuliano, adesso lo fa su via Pegno. E lui lascia intendere che c'è quasi una volontà, cioè come una discriminazione, o forse la sto capendo male io. Ma in base a cosa viene scelto? Un intervento per un lotto nel caso del contratto di quartiere, piuttosto che per un altro, e una strada rispetto a un'altra? Cioè, ne fate una questione proprio di questi sono simpatici, quelli sono antipatici? Assolutamente non credo, c'è un ordine di priorità. Di sicurezza, che è dettato per quanto riguarda le strade, un ordine di priorità rispetto alla sicurezza stradale, rispetto a tutte quelle criticità che si possono verificare sulla viabilità, sul flusso di macchine che passano su una strada rispetto ad un'altra. Ragazzi miei, qua se dobbiamo andare a sistemare tutte le strade del Comune di Lecce non basta assolutamente 1 milione di euro, non si può. La risposta è andando l'assessore. Io volevo solo aggiungere che una piccola cosa nel 2019 aspetta che poi lei si prende mezz'ora, non 20 minuti. No, adesso conducendo io i tempi di tutti, perché vi ho fatto parlare abbastanza. A proposito di bellissimo, facciamo diventare veramente... Ha detto che è simpatico Mauro Guerra. Sì, ma io... L'ho detto, l'ho sentito. Io verso l'assessore ho una grandissima stima, perché come ha detto lui ha fatto
e non è da tutti. Secondo me fare questa presentazione verso la persona del Rosario o stima l'assessore. Ma infatti lì conoscendovi, no, conoscendovi. Dai, rispetto agli altri è uno dei migliori, mettiamolo così. Politicamente allora, non c'è compatibilità, questo sottolineiamo. A proposito di ballata, mi spiace con ancora con ballata. No, perché prima si è parlato cambiamo di ballata. Cambiamo tema. Possiamo anche cambiare tema, ci sono tante cose da vorrei parlare magari, della stabilizzazione saltata per quest'anno, certamente, e speriamo che si possa riprendere l'anno prossimo. Del concorso, del concorso, delle indagini. Delle indagini non ne voglio parlare, possiamo parlare di quello che magari su certe automobili che si muovono in una certa maniera, possiamo parlare di quello che vogliamo, non ce n'è problemi. Però vorrei parlare del cimitero, sulla legge de morte, dovremmo prenderci per un'ora e mezza. No, però se voi parlate tre quarti d'ora, sempre delle stesse cose, poi alla fine gli argomenti ti dobbiamo tranquillamente comunque. No, però finiamo di discorso. L'unica cosa che volevo aggiungere è questa. Prego, prego. Penso che in 12 anni, mi spiace contraddire l'assessore, si poteva fare molto di più per Ballata, sia per il ripopolamento sia per altro. Strade che da 12 anni vivono le stesse condizioni, e case che vivono le stesse condizioni, persone che neanche possono salire in casa e tante altre cose che basta che si fa un giro, assessore, mentre che c'è una giornata di pioggia a Ballata, capisce tante cose, sia lei che il sindaco toscano che la usa, che va Ballata molto spesso in campagna elettorale e forse secondo me per ora molto di meno rispetto alle altre volte. Mi questa è la breve parentesi su Ballata. Faccio una mia sottolineatura, questa è da osservatore, insomma, io la faccio come una battuta, ma in realtà è una piccola tiratina d'orecchie ufficiale, non l'assessore in generale, alle amministrazioni si sono succedute. Evidentemente avete qualche problema con il ripopolamento, perché lo stesso problema di Ballata io lo verifico a Erice, capoluogo Erice Vetta, cioè da anni che dite dobbiamo ripopolare, però va via sempre più gente, quindi evidentemente non è considerata una priorità. No, è una priorità, ci vogliono gli strumenti. Allora, Figuriamoci se non siamo coscienti che c'è la buca Ballata rispetto a Pizzolungo rispetto ad altre frazioni. Ma l'assessore voleva intervenire proprio 10 secondi su per concludere l'argomento, poi faccio qualche altra domanda io. Su quale argomento? No, perché no, fanno detto 5 contemporaneamente. Non so, dice, volevo precisare. Anche ce n'era solo uno. Volevo precisare al consigliere Vassallo, che è diventato esponente politico di una forza che governa la regione, che da i poco, fondi da poco, dalla settimana scorsa. Come Musumeci? No, lui da poco. Sì, dico, ma Musumeci governa da chiaro, quello io da poco, da più di un anno, credo. Un anno in questi giorni. Esatto. I fondi per la manutenzione stradale sono fondi trasferiti dalla regione. Consigliere Vassallo, sai quando sono stati trasferiti i fondi dalla regione? Sicuramente di meno. Il 28 novembre 2018 sono stati trasferiti i fondi, che sono stati pure decurtati di circa il 20% rispetto al 2017, abbiamo dovuto fare lì una variazione di bilancio. Come fai tu al 28 di novembre 2018 a poter programmare una manutenzione stradale per il 2018? Te lo spiego io. Come fai? Il comune interviene in via sostitutiva. In via sostitutiva le ordinanze contingenti. E infatti, ed è quello che abbiamo fatto. Perché è obbligato a farlo. Ed è quello che abbiamo fatto. Ma le ordinanze contingibili urgenti poi devono avere copertura finanziaria. Vabbè, perché quelle delle asse hanno copertura finanziaria quando siete intervenuti in via sostitutiva per quando chiudi il bilancio finanziaria. Sì, caro consigliere, sì, Vassallo, il bilancio. È facile che ma non è che vai a prendere fondi, dove li prendi poi? Ma quando chiudi il bilancio deve avere copertura finanziaria, certo, perché le ordinanze, per pareggiare il bilancio. Se il sindaco firma un'ordinanza e poi successivamente a rendicontazione non ha copertura finanziaria, il sindaco rischia con la Corte dei Conti in prima persona, per cui è giusto che il sindaco, da capo dell'amministrazione, da primo cittadino, quando i cittadini hanno bisogno interviene, e questo l'ha fatto sia Dranghita e maggiormente l'ha fatto pure ora Toscano in questi mesi, perché l'hanno fatto in continuazione tutte e due, ne sono testimone. Molte volte si rischia, perché quando si va con un'ordinanza contingibile urgente i fondi comunque devono essere anticipati e poi devono essere coperti. Questo è un ente che può fare il campo bianco, che può fare le palestre in tutte le scuole, unico comune nella provincia che ogni scuola ha una palestra ristrutturata, perché è parsimonioso nelle spese. E vi assicuro che l'assessore al bilancio, come il comune di Erice, nel nostro Indra ce ne sono pochi, perché non hanno tutti 32 milioni di euro di avanzo d'amministrazione, perché questi risultati sono agli occhi di tutti. Se Ballata o se altre frazioni o se Casasanta ha votato grazie al sindaco toscano, vuol dire che ha avuto i risultati nei 5 anni di Dranghita, se no non ci votava. E se noi andiamo a vedere i risultati elettorali della frazione di Ballata, non è assolutamente una frazione abbandonata, perché se i cittadini ci hanno premiato vuol dire che noi qualcosa, certo non tutto quello che potevamo fare grazie alle nostre possibilità, ma anche normative, non abbiamo fatto, ma abbiamo fatto e stiamo attenti. Io poi toccate un punto assolutamente a me caro, perché sono assessore delle frazioni e ho preteso questa delega, perché sempre mi ho detto scegli una delega che non esiste al comune, e io ho detto alle frazioni, perché non esisteva, certo, questo ma
questa tipologia di lega. Perché? Perché sono ben coscio di queste problematiche. Ma noi abbiamo Pizzolungo, per esempio, Pizzolungo, che ha diverse problematiche, è un quartiere in espansione, è un quartiere che negli anni, come ci sono imprenditori che hanno investito, ci sono cittadini che hanno acquistato immobili, stiamo intervenendo sulla rete idrica, sul mando stradale, stiamo intervenendo, non si può riuscire a fare chiaramente tutto e a risolvere tutti i problemi, a fare contenti tutti, si può andare avanti cercando di attuare delle priorità che sono quelle della sicurezza, quello di garantire servizi, quello di portare l'acqua nelle case delle persone e quant'altro, garantire le scuole. Ma già Rosario, ma la sicurezza in che cosa consiste? Quando le strisce pedonali ad Erice continuano ad essere inesistenti in alcune zone, i presidi stradali non sono più quelli di una volta, i cani randaggi dappertutto, i topi che scorrazzano. Scusate, mi viene a parlare di sicurezza, ma io non la vedo tutta questa sicurezza. Sicuramente andrebbe ampliato il tema della certo, sicurezza. Certo. Perché poi, ripeto, se succede qualche cosa, chi è responsabile deve pure pagare. Ma solo che le hanno riconfermati, perciò vuol dire che invece hanno fiducia in loro. Ma no, io ascolto i cittadini come tu, come Alessandro e come tanti altri, anche la consigliera Mannina, Barracco, fra di noi c'è un'interlocuzione. Fra l'altro qualcuno ha pure detto, dice, ma questi si riuniscono la sera prima? Assolutamente no, agiamo in via autonomia completamente. Parte, non mi pare che sia vietato dalla legge anche quando. Sinergia in aula consigliare. Io ascolto i cittadini e... Tu non puoi dire che non hai i tempo, cittadini non tempo si di lamentano. Gli atti sul campo bianco. Non puoi dire una cosa. Ma cioè, quando è arrivata la denuncia sul campo non bianco? Non solo Vassallo, io, la Mannina, Barracco. Chi ci ascolta, essendo una cosa del genere, voglio dire, è una giustificazione... Dai, consenti. Faccia politica, la fa il sindaco toscano. Gian Rosario la fa. Va bene, basta, tagliamo. Faccio io una domanda. Io mi auguro che quando inaugureremo quando l'opera, sindaco, tu sarai il nostro fianco. Perché è giusto, perché tu come Mano Guerra rappresentate il territorio e siete l'amministrazione anche voi comunale. Non lo so, perché può essere che vada a finire a Rogo. Scusami. Il cronoprogramma è questo, io non sono un tecnico. Scusami, Gian Rosario, può essere che finisca a Rogo, non so se sarò presente, non so se sarò presente, perché sai quando un sindaco augura no, tu me la devi fare dire, scusami Rosario, non so se non si ride, però non faccio il pompiere perché no, queste sono cose che io non auguro a nessuno, non perché un sindaco che augura la morte, perché di questo si parla, la morte a un consigliere comunale che deve andare a finire a Rogo e deve bruciare di tutta l'opposizione. Senza offesa, io mi sento tirato in casa ancora di più, perché ha detto che non mi rispetta e non ha nessuna forma di dialogo con me. E io ho ascoltato quello che ha detto e poi ho risposto va bene così, perché non mi metto al suo livello. Già è una cosa per me ampiamente gravissima, soltanto perché magari lei la pensa in una maniera e noi la pensiamo in un'altra. Mi sembra che per quanto riguarda il fatto strade, noi abbiamo fatto la nostra opposizione, che è stata leale, nel senso che abbiamo fatto quello che era giusto fare, votare questi atti per i cittadini, per il territorio. Perché era giusto che certe strade, come hai detto tu prima, avevano la sì, ma il piano strade ha avuto la stessa tempistica del campo bianco e della scuola Pagoda, ci è arrivata tre giorni prima. Io l'ho esaminata in commissione, questa cosa, non è come dici tu. Avete commesso un errore. La posso dire una cosa, direttore? Io, secondo me, il Partito Democratico ad Erice sta facendo quello che ha fatto Renzi a livello statuale. Cioè non ascolta più la voce del popolo. Io oggi... Cioè io penso che non ascoltate più la voce del popolo. Ma chi l'ha detto? Sta dicendo? Ma no, ma lo dicono i cittadini, voglio dire. Lo dicono i cittadini che ascolto ogni giorno, cioè non ci ascoltano più. Ma tu sei convinto che a noi non arrivano le segnalazioni? A noi ma prima, no, arrivano a prima, voi. Prima di voi, perché ma poi noi siamo amministrazione, siamo le responsabili. Non lo so questo, non le può essere che magari... Allora, io lo so come paragono. Noi ci prendiamo solo le parole delle persone, non è che noi ci prendiamo le cose positive. Ma assolutamente, ma me le prendo pure io. È giusto che avviene questo, però vi assicuro che la giunta, l'amministrazione comunale di Erice, in primis il sindaco della Toscana, lavorano H24 affinché le condizioni dei nostri cittadini migliorano, non che siano perfette o che sia Erice-Lancia. Rosario, non esisterà mai da nessuna parte. Ma non è in dubbio questo, e non è in dubbio neppure il fatto che non si possa fare tutto. Però se un consigliere comunale con tanto di relazioni ti evidenzia una situazione di pericolosità, ma cazzolina, scusa, perdonami l'espressione, ma dico ma ai cittadini che mi perdonino, intervenite. Ma dopodiché voglio dire un'altra quella cosa. Sa come vedo Erice io oggi? Questi sono termini nuovi. Sa come la vedo? Io la vedo come una Ferrari col motore di una 500.
Il motore di, io vedo, e dice così. Il motore della 500 è cioè, dell'amministrazione toscana. Poi Gian Rosario parla dei soldi che non vengono investiti. Ma se tu hai la manina corta, i soldi te li metti da parte, te li ritrovi poi, voglio dire, i soldi. Posso fare una domanda? Perché non investi sul territorio. Di cosa parliamo, investi direttore? Soltanto quando c'è la... Parliamo un po' di cose anche, giusto oltre che territorio. E le opere che puoi portare avanti. Vabbè. Noi quest'anno appalteremo, fino alla prossima settimana, 10 milioni e mezzo di euro di opere pubbliche. Ma quale manina, di quale manina ma stai parlando? 12 anni cioè, perché chi ti i cittadini vogliono... Direttore, i cittadini vogliono capire anche a che punto sono le indagini, vogliono capire un po' cosa c'è. Ci sono tante cose che... Una nube. Perché lei... Perché in queste... Io rispondo. Posso? No, non ti rispondo. Non parlo io e rispondo da solo. Non c'è bisogno della sua risposta. Risposta da solo. Sì, sì, perché in queste cose non c'è il problema. Le indagini sono indagini che... Posso fare una domanda? Sì, vado, vado. Ci sono le indagini in corso, è venuta la Digos 10 giorni fa, mentre c'era... Per quale argomentazione non ricordo, perché se no, ce ne sono tante. C'era, mentre era in corso l'esame per l'assunzione dei precari suddiviso in tre branche, è arrivata la Digos, ha sequestrato una serie di documenti, ha sospeso ovviamente la sessione d'esame. L'indomani abbiamo appreso una della stampa che l'amministrazione comunale, quindi su ordine del sindaco ovviamente, ha ritirato la procedura, sospesa in autotutela la procedura di assunzione dei precari, non solo di quelli che erano, tra virgolette, ancora non sappiamo bene, nemmeno noi della stampa, precisamente che cosa si sta guardando, sappiamo, l'avete detto tutti, qualcuno è stato trovato con dei pizzini, insomma le domande già prescritte con le risposte date. In un certo senso potrebbe essere pure quasi una cosa normale, però queste cose non si fanno, non sappiamo proprio precisamente a che punto sono le indagini. La sindaca in autotutela ha sospeso tutta la procedura per tutti i settori che erano in concorso. Io sta cosa, obiettivamente, io ho chiesto alla sindaca, dico, ma c'era motivo di sospendere tutto, ora non sappiamo, questi qua non possono più essere assunti per quest'anno, quindi hanno perso per colpa di qualcuno simpatico o antipatico, scemino insomma, o che non era preparato. Padri di famiglia e madri di famiglia non hanno un posto di lavoro in questo momento assicurato, ma davvero si doveva però arrivare alla sospensione totale di tutte le procedure, cioè con il rischio che l'anno prossimo se cambiano le leggi questi Detto, vengono... Ti rispondo subito. Prego. Noi, no, no, a me la domanda io la faccio, sì, non sì, la risposta intanto, sua, però spieghiamo alle cittadini. Intanto parliamo di un concorso pubblico non aperto all'esterno, che voglio dire, di una stabilizzazione di personale precario che da decenni lavora presso il nostro comune e che è diventato parte integrante e funzionale del nostro comune, perché negli anni molti dipendenti sono andati in pensione e noi con i concorsi bloccati, con le assunzioni bloccate, non abbiamo potuto sostituire questo nostro vale personale. Vale per tutti i comuni, andiamo avanti. Questo vale per tutti i comuni. L'ex ministro Madia ha fatto una legge dove dà la possibilità agli enti pubblici di poter stabilizzare finalmente questo personale precario. C'è addirittura qualcuno che da più di 20 anni che lavora nel nostro comune, dovrebbe andare addirittura pure in pensione, in base all'età. Quindi il concorso è interno, così come il comune di Riceve per gli altri enti pubblici. Con l'assegno sociale però. Andiamo avanti, silenzio, non interrompete. Non interrompete. È avvenuto un fatto increscioso, perché la Digos è intervenuta e praticamente ha bloccato il concorso, ha fatto delle perquisizioni eccetera, e dalle notizie che abbiamo anche di stampa, soprattutto perché poi è bene specificare che il comune di Erice, l'amministrazione comune di Erice assolutamente non c'entra nulla in tutto ciò, perché se c'è qualcuno che si è messo i pizzini in tasca è giusto che paghi. Questo anzi, lo dirà l'autorità competente, certo, tutto, è giusto, no, deve, perché chi sbaglia deve pagare, ci mancherebbe altro, ma nulla a che vedere con l'assessore Simonte e col sindaco Toscano, un fatto del genere, perché chi commette un reato deve essere penalmente perseguito, ci mancherebbe altro, e mi auguro che se viene accertato avvenga questo, giusto? Anche a tutela di chi si comporta bene, soprattutto. La sindaca ha fatto un provvedimento di sospensione della tutela perché? Perché la legge Madia prevede che la stabilizzazione deve essere conclusa entro il 31/12/2020, per cui noi abbiamo tempo per posticipare questo tipo di stabilizzazione, aspettare con tutti i tempi del caso che la magistratura faccia il suo corso, per cui accerti se ci sono eventuali responsabilità, e poter ripresentare il concorso con la commissione, con tutti i crismi di legge, e poter far sì che finalmente, dico finalmente, questo personale precario del comune abbia dignità, perché parliamo di gente che ha da più di decenni che lavora nel nostro comune e che se oggi non ci fossero questi nostri precari, che speriamo domani dipendenti, il comune potrebbe tranquillamente chiudere.
Per cui mi auguro che velocemente, ci auguriamo noi della Giunta, che velocemente si chiuda questa questione e che finalmente diamo dignità a queste persone. Va bene. Chi sbaglia paga. A proposito di dignità, faccio un'altra domanda. La domanda vale per tutti, riparto da Simone, però per piacere, breve, ma breve anche gli altri. A proposito di dignità, più volte ho sottolineato sul mio giornale, il Locale News, la necessità, secondo me, ha pure invitato simpaticamente gli attori della cosa pubblica vicina a essere un po' più moderati con le parole sui social network, sulla stampa, come comunica stampa. Obiettivamente a me sembra che ogni tanto la si faccia un po' fuori dal vaso a Erice, l'assessore Simonte. Sì. E un po' tutti, Alessandro Manuguerra, un po' tutti. Un po' tutti, credo che un mio colpa deve essere fatto un po' da tutti, diciamo, ecco, anche il sindaco. Io non ero presente nella seduta del Consiglio Comunale, che era il famoso Savonarola, eccetera, ma nella successiva seduta che ero presente, il sindaco ha precisato che chiaramente, come dire, siamo presi da uno stress che è quello di poter portare avanti tutti questi atti entro il 31 dicembre, quindi la variazione di bilancio, il bandire la gara per il Campo Bianco, per le scuole gemelline Asta, per la Pagoto, che evidentemente molte volte lo stress porta a, come dicevi tu la battuta, a farla fuori un po', esatto, un po' fuori. Un po' fuori, però evidentemente tutto questo è dettato da questa situazione. È giusto abbassare toni, è giusto dialogare con l'opposizione. Io ho fatto il consigliere per 10 anni, per cui mi rendo conto, anche se ero di maggioranza, ma mi rendo conto che bisogna dare la giusta attenzione, ma l'ho ribadito sempre in aula ai consiglieri. Infatti ricordo che tu hai subito, insomma, ogni tanto pure, esatto, da consigliere comunale. Sì, ho subito, sì, in 10 anni, in vista di cotte e di crude, anche se ero di maggioranza, ma perché comunque si persegue sempre il bene comune? Per cui il voto favorevole sul piano strade della minoranza è un atto positivo, io ne rendo merito ai consiglieri che hanno votato favorevolmente, perché effettivamente, al di là del fatto che noi abbiamo i numeri per approvare gli atti, è giusto che i risultati di una città siano a favore dei cittadini, domanda, perché il merito non bisogna prenderselo all'amministrazione, bisogna prenderselo tutti. Qual è la domanda, scusa? L'ha detto, insomma, è intervenuto dicendo che bisogna passare toni. Allora, direttore, allora, io penso questo. Non c'è problema, mi fai concludere la mia bellezza. Ah, certo, Manuguerra si vuole sfogare. Prego. Ti devo dire tante cose. Penso che sia una questione di stile, rispetto ed educazione, che o ce l'hai o non ce l'hai, perché anch'io sono a volte stressato, sono nervoso, ma non mi sono mai permesso, mai, in 7 anni che sono al comune di Erice, di offendere personalmente né Giacomo Tranchida, né Daniela Toscano, né Gian Rosario Simondo, né tutti gli altri. Ho sempre avuto grande rispetto del ruolo istituzionale che gli assessori e i sindaci hanno, e pretendo che lo stesso rispetto venga portato nei confronti dei consiglieri. Non ho, infatti, non mi è piaciuto, il Savonarola poi alla fine è stato, si è creato in un tema ironico, in un contesto ironico, non è quello il punto. Bisogna contestualizzare. Il punto è un altro, gli attacchi che ha subito la Mannina, anche il Manoguerra, sono stati, voglio dire, anche secondo me di basso livello, perché non bisogna mai scendere sul personale, al di là dei colori politici e al di là delle contrapposizioni che possono esserci anche aspre. Ma mai personale, grazie, rispetto, educazione e stile. Manoguerra. Allora, Manoguerra. No. Va bene lo sfogo, però no, ricordiamoci che c'è gente, no, ma che io ascolta. Ricordo lo sfogo che ha fatto Daniela Toscano nella sua trasmissione a The Politicum, e che ha fatto recentemente l'anno scorso, andiamo che, avanti, no, dai. Che ha fatto recentemente qua, perché io da un anno che non vengo qua non ho mai potuto replicare, anche se volevo replicare a questa signora. Prima cosa, il rispetto, come dice il consigliere Vassallo, è la prima cosa che si deve portare. Io l'ho sempre portato e non sono mai sceso non sono mai andato nella sfera personale né col Tranchida e né con la Toscana. Non è nel mio stile fare questo. Fotocopia sbiadita, insomma. No, non ho mai detto io fotocopia. Io, alt. Stiamo attenti, direttore. Io ho detto sempre sì, fotocopia politica. Memoria, fotocopia sbiadita è un'altra cosa. Quindi moderiamo i termini tutti. No, mi dispiace. Quando si accusano minori o altro, caro. Andiamo nelle cose caro politiche. Caro Gerosario Simonte, non è come dire. Qui è sfera personale. Come se si è usata la sfera personale con la Mannina. Quando si parla. Ma assolutamente. Però, siccome qui si è fatto un po' quel che si è voluto, si è parlato un po' del tutto in questa trasmissione l'altra volta con la signora Daniela Toscano, è giusto che io. La sindaca è intervenuta, ha chiesto. La sindaca, no, Alessandro. No, la ascolta, sindaca è intervenuta. Ho chiesto proprio se il consigliere Alessandro Manoguerra, tra le varie cose che ha appena finito di dire, ha menzionato una vicenda
che è nata l'anno scorso, meglio un mese addietro, no l'anno scorso anzi, credo. L'anno scorso nell'altra trasmissione che conduco De Politico in diretta, dove la sindaca ha lanciato delle accuse che sono state totalmente smentite dalle indagini, sono state portate avanti e che meno di un mese fa hanno portato all'assoluzione, insomma, all'archiviazione di un caso che riguardava la sorella ai tempi minore proprio di Alessandro Manuguerra, erano state lanciate le accuse. Ho chiesto alla sindaca di commentare l'assoluzione, insomma l'archiviazione, adesso non ricordo se è l'assoluzione o l'archiviazione, comunque un girasenente da Giulia Manuguerra, e la sindaca qua era seduta accanto a me l'ultima trasmissione. Era contenta. Ha detto che era contenta, insomma, e che quindi... Ricordo che un anno prima aveva detto che era stata condannata, però era contenta, sono contento che lei è contenta di questa cosa, ecco, scusatemi il gioco di parole. Comunque, i social network per la signora Toscano dovrebbero essere usati in maniera, tra virgolette, giusta, ecco. Tantissime offese, diciamo, sono stato sempre tirato in ballo in alcuni commenti che riguardavano lei e altri consiglieri. È un odio amore il vostro. No, non ce n'è amore. No, odio stiamo amore, attenti, stiamo attenti. Non so, a te ti stimo, a me non mi stima, caro Beppe Vassallo. Cioè, Vassallo è spagnolo, stimo. L'amore no, Vassallo è Barracco. A me Barracco. È la consigliera Mannina, di cui io stimo. Invece, Vassallo è Barracco. Di cui ho tantissima stima, stimo la Mannina e di cui condividiamo tante cose, tra cui anche l'antemortem. Non vuole avere nessuna forma di dialogo, cara Simonte, e non ha nessuna forma di rispetto. Lei so che magari ne può avere nei miei confronti, così mi sembra, e lo so questo per certo, ma come il tutti, sindaco come tutti. Ma non è come tutti, perché il sindaco non ne ha. Comunque il rispetto si porta anche quando si scrive nei semplici social, quando si accusano sempre le persone sui social e network, specialmente Facebook, perché so che usa questo Facebook in maniera così sempre lineare, sempre che accusa Manuguerra di qua, Manuguerra di là, Mannina di qua, ma bisogna dirle, caro direttore, noi bisogna dire le cose contro, cioè che vanno a favore loro, bisogna dire quello che fa questa sindaca si basa sui social network invece di pensare al territorio, ai cittadini, a quello che c'è nelle strade, cioè parliamo di social network, ma di cosa, cioè del niente parliamo. E accusa, fa offese, è abbastanza persona, addirittura parla di cretinaggine, qua c'è il consigliere Vassallo che lo può anche testimoniare. Parla si è scusata, poi si è scusata. Ma si scusa, si scusa di ogni cosa che poi dice, di ogni eresia che dice, si deve scusare sempre di tutte cose. Il sindaco deve fare il suo lavoro, non può offendere dalla mattina alla sera le persone, i consiglieri che fanno oltretutto il loro lavoro. Infatti dico sempre stile, rispetto ed educazione deve connotare mi dispiace. Le persone in genere e in particolar modo gli amministratori della cosa. E in questa trasmissione lei ha mancato di rispetto alla mia famiglia in primis e alle persone che poi dovevano andare a dare un giudizio su questa cosa, che poi è stata l'assoluzione. Ma qui non si può mancare di rispetto, assolutamente, perché sul personale non ci deve andare mai. Ha fatto bene il consigliere Spagnolo nel consiglio comunale l'altra volta a dirlo e a precisarlo che Tranchida e la Toscano vanno sul personale quando non sanno più dove andare. Ha detto questo, l'ha detto in consiglio, anche se poi ho capito sui social ha ridetto un'altra cosa, però ha detto che non si va sul personale quando non si deve dire, non hanno più argomentazioni da fare a livello politico. Va bene, non l'ho mai per fatto. Concludere, purtroppo il tempo è finito, io vorrei parlare di diversi altri argomenti. Io ante mortem, peccato, infatti, per concludere, la trovo un segno di civiltà questa cosa, a prescindere da chi l'abbia suggerita, comunque poi per ora il Consiglio Comunale all'unanimità l'ha approvato, tocca adesso all'amministrazione dare seguito definitivamente. Ora lo vediamo, abbiamo un assessore, vediamo che cosa risponde. Ha votato favorevolmente. Tutto il Consiglio Comunale, un atto di indirizzo presentato prima firmatario da qui presente. Sì, però è diverso perché si deve parlare. Un atto di indirizzo presentato prima firmatario da qui presente la consigliera Manuguerra, in accoppiata con la consigliera Simona Mannina, che ha proposto all'aula consigliare, che intanto l'atto viene prima approvato all'aula consigliare e poi quindi proposto all'amministrazione comunale, di annullare, diciamo così, revocare la legge che consente la vendita, la concessione dei loculi cimiteriali antemortem, cioè la possibilità che per una serie di fasce d'età o circostanze, insomma, sociali, meno ambiente e quant'altro, si possano vendere, tra virgolette, o affittare per 20 anni, poi rinnovabili, eccetera, eccetera, i loculi vuoti al cimitero prima, ovviamente, di essere morti. Dice Manuguerra, va detto l'anno scorso, abbiamo pochi luoghi al cimitero storico di Erice, se noi facciamo così, cumore, dove se ne va, come funziona? Allora ha proposto all'aula, facciamo revocare quest'atto, tutta l'aula consigliare ha deciso che non si può più vendere antemortem alcun loculo cimiteriale. Direttore, la domanda è... Chiariamo una cosa, prego. È un atto molto importante che ho votato e spero che vada avanti, è un atto di indirizzo, possiamo definirlo sottoposto ad una condizione sospensiva, che sicuramente l'assessore, anche il collega, che riguarda anche
le interlocuzioni che dovranno esserci con la CIMER. Assolutamente. Esattamente. Perché altrimenti non parliamo. Caro direttore, c'è una società che gestisce, c'è un contratto tra quella società CIMER e il Comune di Erice, che appunto gestisce tutta questa situazione. Cosa punta questo atto di indirizzo? Ecco, andiamo così i cittadini capiscono. E punta proprio, e poi risponde. Lo voleva spiegare meglio, io lo ringrazio perché lo spiegherà meglio. Perché magari ognuno il direttore la spiega in una maniera, io la spiego in un'altra maniera. Come lei la spiega certe cose sull'autostrada. L'importante è che lo spieghiamo e che i cittadini capiscono che magari non solo voi avete belle idee, ma anche noi. C'è sempre di bellissimo, bruttissimo, passa tanto, ma anche noi abbiamo delle belle idee, non solo loro. E comunque levando questo già lo era bellissimo. Erice non lo era completamente, non lo è tuttora, ma lo potrebbe diventare. Manu Guerra, forza, comunque il problema è un altro: cercare di far risparmiare in questo momento diciamo di crisi a livello di loculi e i cittadini in un periodo diciamo tra virgolette futuristico. Perché quando tu vai a comprare un antemortem ora, il defunto futuro che invece non ha acquistato antemortem è costretto ad essere collocato nell'oculo già comprato antemortem. Certo. Perciò questo è il problema chiaro e sicuro. Vediamo, la domanda per far risparmiare un po' le casse comunali. La domanda era più che legittima che avete fatto a me e io la giro all'amministrazione. Noi, Consiglio Comunale, abbiamo deciso all'unanimità tutti, con il plauso, diceva prima, Manu Guerra dell'assessore a ramo specifico che è vice sindaco Giovanni Catalano, che ha detto bravi, ottimo atto, lo approvo, ovviamente non conta l'approvazione verbale. La domanda è, ma l'amministrazione darà seguito al nostro atto di indirizzo? Assessore Simonte, lui risponde all'assessore, ma magari non ha già parlato di giunta. Io non ho la delega ai servizi cimiteriali. Che è di Angelo Catalano. Noi prenderemo atto di questa votazione, anche perché l'hanno votato i nostri consiglieri, per cui vuol dire faremo una riunione, faremo un'assemblea con i nostri gruppi e decideremo effettivamente se dare seguito a questa iniziativa. Analizzeremo nei dettagli tutto quello che vi è stato proposto, tutto quello che viene, diciamo, come si a mo' di atto di indirizzo proposto all'amministrazione, e quindi se è un atto che può andare non contro ma a favore dei nostri concittadini, sicuramente agiremo in maniera positiva. Io solo volevo avere qualche secondo a disposizione, perché non accetto questa impostazione sul giudicare Daniela Toscano non tanto come politico sindaco di Erice, ma come è stato anche giudicato in questa trasmissione nelle ultime battute dei due consiglieri, perché tutti conoscono Daniela Toscano, e voi l'avete descritta, l'avete descritta come una persona, una sorta di mostro che non ha assolutamente rispetto delle persone, e questo è assolutamente falso, rispetto dei consiglieri, caro Gerosario, vatti a leggere quello che fammi finire. Quando si attacca una persona per quello che scrive sui social, non si attacca per quello che non fa per la città, intanto vuol dire che sta lavorando bene per la città, lui e tutta l'amministrazione, lei e tutta l'amministrazione, per cui attaccarla su cosa scrive sui social, sappiamo benissimo che strumento sono i social, dove effettivamente molte volte si scrive. Io parlo di offese fatte ai consiglieri sui social, e tu mi parli di cosa parli? Quindi, l'avvocato d'ufficio, ma per cosa? No, Gerosano, io non stai faccio, sbagliando, Gerosano, io difendo, io difendo il comune, difendere pure la cosa del robo. Io difendo il comune, non è l'istituzione che è il sindaco, che è il primo cittadino che è stato votato. Per cui moderiamo, quando noi diciamo moderiamo i termini, noi non lo offendiamo, quando noi fatemi parlare, quando diciamo tutti moderiamo i termini, voltiamo pagina e andiamo avanti, dobbiamo avere questo aspetto propositivo e positivo nel poter continuare un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione. Per cui archiviamo quello che è successo, l'ho detto pure anch'io, che è stato dovuto a un momento di stress, l'ho eccetera. Io, ma non è stato perfetto. Condiviso. E io invece sono consapevole. Allora, fatti parte attrice, sono consapevole di ciò, però non accetto e respingo assolutamente questa impostazione che è stata data dalla persona Daniela Toscano, perché non è assolutamente una persona che non rispetta le persone. Perché voi avete detto che manca di rispetto. Detto ciò, volevo solo. Ai consiglieri ha mancato di rispetto. Ma che stai dicendo, Gian Rosario? Volevo solo.
solo dare una bonifica se mi dà la possibilità di dare un'informazione di servizio. Un'informazione di servizio, sì, un'informazione di servizio. Un'informazione di servizio. Avvocato difensore, il 14, il 15 e 16 di dicembre a Piazza Cesaro. Vassallo Manuguerra, un'informazione di servizio, magari interessa pure voi saperla, prego. Il 14, 15 e 16 dicembre a Piazza Cesaro, ora Piazza Pertini, l'amministrazione comunale sta organizzando la seconda edizione dell'Erice Ecofest, che è una manifestazione organizzata con i fondi della democrazia partecipata. Quindi abbiamo chiesto ai nostri concittadini come poter spendere una piccola esigua somma del bilancio e quindi far partecipare i cittadini nella scelta di poter utilizzare queste somme. I cittadini nuovamente hanno scelto l'ambiente e la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, per cui noi la prossima settimana faremo nuovamente questa iniziativa che è già stata fatta l'anno scorso. In questi tre giorni ci sarà l'ecovillaggio, ci saranno delle iniziative, ci saranno chiaramente una parte ludica degli spettacoli, ma ci saranno soprattutto degli professionisti di Legambiente, di tante associazioni che ci spiegheranno come poter migliorare la raccolta dei rifiuti anche in virtù del nuovo appalto che sarà fatto nel 2019. Per cui io invito i cittadini a partecipare, ci saranno tanti laboratori creativi anche per i bambini, ci sarà soprattutto il villaggio di Babbo Natale, che è una novità assoluta per la nostra città, e soprattutto perché spesso ci accusano che non viene fatto nulla a valle, che tutte le manifestazioni vengono fatte e ricevute, ed era giusto dare questa informazione perché effettivamente daremo questa possibilità ai cittadini di partecipare su un tema molto sensibile. Molto bella. Rosario Simondo ha letto un testo molto importante di Arthur Schopenhauer: l'arte di ottenere sempre ragione, ma con me non la spunta. Primo, perché nessuno ha mai offeso la Toscana. Ancora. Secondo, invito invece l'assessore a parlare di bilancio partecipato reale, quello vero, con i cittadini. Invitiamoli, cittadini. No, io già ho detto quello che dovevo dire. Le cose come stanno. Ha fatto l'avvocato quando non c'era bisogno, perché sta difendendo l'indifendibile. È finito. Personalmente, di solito dico, sono responsabile delle cose che scrivo, non delle cose che capite voi. La mia responsabilità. Bravo, direttore. Bravo. Grazie, sono stati con noi i consiglieri comunali Giuseppe Vassallo, in rappresentanza del Movimento Diventerà Bellissima. Per quale porgo a questa trasmissione i saluti da parte della segreteria provinciale. Grazie mille. Poi lo invitiamo. E invece il rappresentante del Movimento Nati Liberi. E io porto i saluti del presidente. Consigliere, siamo visti un attimo, presidente. Il consigliere Alessandro Manuguerra, il presidente del papà Luigi Manuguerra, è stato ospite mio dall'altro lato del giornale, nella rubrica Passo Locale. Ringrazio. Simpatica. E saluto anche l'assessore alle finanze del comune di Erice, Gian Rosario Simondo. Scoppiettante questa trasmissione. Magari serve per fare un po' più di chiarezza. Intanto, buon fine settimana. Arrivederci, telespettatori.